tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi voglio scoprire il Gel Appeal Deluxe Kit per realizzare insieme a voi dei fantastici braccialetti e dei meravigliosi accessori. Ragazze, io non vedo l'ora di provarlo perché sono super curiosa e sono convinta che con questo kit riusciremo a realizzare degli accessori ultra kawaii. Quindi vediamo un attimino cosa c'è scritto sopra. Questo ci dice: crea fantastici accessori da indossare e ci sono inclusi più di 24 modelli di design, 5 tubi di gel come potete vedere, 2 basi per stampi, 7 punte di disegno e accessori. Quindi ragazze, non ci rimane altro che aprire il kit e incominciare a lavorarci. Nei prossimi video vi mostrerò anche gli altri kit Gel Appeal che mi sono arrivati, tra cui vediamo se riesco a farveli vedere. Abbiamo per esempio questo, adesso ve lo faccio vedere storto, portate pazienza ragazze, che è lo Sparkle Seafoam verde acqua brillante. Quindi è questo kit per creare accessori fantastici e di un bellissimo verde acqua, e questo lo vedremo nel prossimo video. E poi abbiamo il Gel Appeal Color Change Kit, quindi all'interno ci sono ben 3 tubi di gel e ci sono altri template, altri accessori per poter creare appunto dei fantastici accessori che cambiano colore. Wow ragazze, non sto più nella pelle. Quindi oggi apriamo appunto il Deluxe Kit, quello che abbiamo qui di fronte. Sono arrivati anche 3 tubi di gel sfusi, quindi vediamo questi di che colore sono. Ma guardate che bella la scritta Gel Appeal, tutta glitterosa, bellissimo. Quindi questo dovrebbe essere, dunque vediamo, il Sparkle Violet, quindi un viola brillante, magari lo utilizzeremo insieme a questo kit. Poi abbiamo questo nel tubo nero e vediamo che colore è, quindi è il Glow in the Dark Pink, quindi è un rosa luminescente. E poi abbiamo questo nel tubo rosa perlato ed è appunto il Pearly Light Pink, quindi è un rosa chiaro perlato. Colgo l'occasione per ringraziare Giochi Preziosi per avermi inviato tutti questi kit. Io sono veramente felice, non vedo l'ora di provarli insieme a voi, sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Quindi adesso vado a deboxare il kit, ci ritroviamo qui tra poco. Ok ragazze, quindi ecco il contenuto del nostro kit Gel Appeal. Come vi avevo mostrato prima, abbiamo qui 5 tubi di gel, quindi eccoli qui, tutti e 5. Quindi praticamente abbiamo l'arancione perlato, violetto brillante come quello che vi ho mostrato prima, che ho in più, quindi poi abbiamo uno Sparkle Yellow, quindi un giallo scintillante, uno Sparkle Fucsia, quindi un altro fucsia scintillante, ed infine abbiamo un bianco perlato. Poi sempre incluso dentro il kit arrivano appunto queste basi, quindi per creare i nostri accessori, quindi questi stampini, e guardate quanto sono carini. Quindi abbiamo un po' di tutto, abbiamo gli occhialini, le ciambelline, i gelati, i cupcake, i gattini, l'anguria, il ghiacciolino, l'ananas, è veramente molto carino e non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi c'è un secondo stampo per la creazione di ben 4 bracciali, eccolo qui. Poi abbiamo questi 4 fogli con i template, con diciamo gli schemini per realizzare dei bracciali, vedete? C'è questo, questo e questo, questo è più semplice suppongo. Nel retro ci sono altri bracciali, ecco qui. Poi abbiamo questo per realizzare degli orecchini. Qui ci mostra come assemblare i nostri charm su una collana, che poi tra le altre cose abbiamo in dotazione, eccola qui, questa fucsia, oppure come assemblarli su una monachella per fare degli orecchini, e anche queste ragazze ce le abbiamo incluse nel kit. Quindi questo è il secondo foglietto. Infine abbiamo il terzo foglio con altri bracciali, appunto qui ci mostra come come prima, come assemblare per esempio un bracciale insieme a uno charm che abbiamo creato. E qui ci fa vedere dei braccialetti da realizzare semplicemente
semplicemente ricopiando con la nostra penna gel, e quindi verrebbero fuori dei braccialetti molto carini. Cosa molto importante, abbiamo questa tovaglietta di plastica che poi andremo ad appoggiare sui nostri schemini per ricopiare con il gel la forma, per esempio, di questo bracciale. E quindi questa sarà la nostra base di lavoro. Abbiamo una spatolina per aiutarci magari a pulire diciamo i nostri gel una volta che li abbiamo utilizzati, oppure per aiutarci a sistemare le nostre creazioni prima che si asciughino, logicamente. Poi abbiamo una palettina. Infine abbiamo le varie punte per la realizzazione dei nostri accessori. Quindi questi becchi, chiamiamoli così, andranno applicati al tubo di gel. Quindi per esempio abbiamo questo semplice tondo, abbiamo questo a stelle. Ok ragazze, partirei da questo gattino, ma avendo diciamo le parti da colorare diciamo in maniera diversa, con un contrasto, vedete gli occhietti, il nasino poco profondi, ci ho già provato, faccio fatica, ho deciso di farlo di tutto un colore, quindi lo facciamo tutto rosa in questo modo e andiamo a stendere bene il nostro gel in questo modo finché non riempiamo tutti gli spazietti. Quindi faccio il fiocchetto, quindi questi due, e poi dunque il cuoricino. Ok, poi facciamo questo sopra. Ok, ed infine possiamo fare questo cuoricino. Ok, vorrei provare a fare qualcosa con più colori, quindi magari facciamo questo cupcake. Avanti a creare altre cosine, poi ci vediamo alla fine del video con le creazioni asciutte, vediamo un attimino come sono venute. Quindi eccoci qui ragazze, è trascorsa qualche ora e le mie creazioni in gel si sono asciugate. Dunque, così di primo acchito direi che non mi sono venute proprio un granché, ma vabbè, teniamo presente dai che è anche la prima volta che le faccio. Quindi queste sono le creazioni che ho fatto dentro lo stampino, che adesso andiamo a scoprire. Questi sono due braccialetti. E infine poi ho fatto quelli da ricalcare con gli schemini, quindi ho fatto il braccialetto fatto così a catenelle, questo a gattino che insomma mi è venuto proprio molto impreciso. Però incominciamo quindi a questo punto da questi, quindi non facciamo altro che dunque prendere un'estremità, ecco qui. Ah, che bellino il fiocchettino, devo dire che è venuto molto bene, guardate ragazze. Se c'è poi qualche eccesso basta strapparlo via così, proprio con le dita. Rimane gommosina la creazione, ultra glitterata. Questo è il retro, che vabbè rimane appunto, come vi dicevo, un po' più irregolare. E poi la cosa bella è che profumano tantissimo. Ragazze, profumano tipo di frutta, non ne ho la più pallida idea. Comunque con questo fiocchettino ci potrei fare anche tipo un anellino, guardate che bellino. Quindi ho fatto questo,
Poi abbiamo fatto il, oddio, cuoricino, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Adesso si è tipo incastrato dentro, ecco. Quindi ecco qui, guardate che carino. Anche questo devo dire che è venuto abbastanza bene. Poi ho fatto gli occhiali da sole. Ecco, vedete, questo ha tanti pezzettini da togliere, però come vi dicevo prima basta appunto strapparli via piano piano con le dita, con le unghie, e vengono via senza problemi. Vedete? Questi quindi sono gli occhiali. Carini, poi li vado a sistemare comunque. Poi ho fatto dunque questi occhiali con il rosa perlato chiaro, ma questi mi sa che sono venuti maluccio, infatti ragazze, cioè non è che sono venuti male, hanno tantissimo gel da togliere, quindi se riesco a pulirli ben bene magari. Però ecco, vedete qua per esempio c'è un buchetto, quindi vuol dire che non ho passato il gel bene dentro lo stampo, vedete, ha fatto tipo una bolla gigantesca e qui è rimasto il vuoto, peccato. E qui comunque si può togliere tutto, vedete. Poi ho fatto un altro fiocchettino, fatemi poi comunque sapere qual è la vostra creazione preferita. Anche questo non è venuto male, c'è da togliere soltanto qualche pezzettino in più, ecco qui. Poi passiamo alla parte critica, quindi qui, perché se mi baso dal retro mi sa che mi è venuto proprio male. Qui c'è un orsacchiotto, ecco appunto ragazze, vedete, allora lo volevo fare appunto con più colori, quindi gli occhietti gialli hanno perso un po', cioè si è amalgamato tutto insieme, vedete, e il musetto bianco ha sbavato su, però vabbè dai, è anche la prima volta quindi ci può stare. Lo stampo è molto carino comunque. Poi ho fatto questo gattino che mi sa che è anche peggio, vediamo, con rosa perlato. No, non è che è peggio, però avendolo fatto tutto di un colore, non avendo colorato i dettagli con un altro gel, perde un po', ragazze. Ok, poi ho fatto il cupcake. Diciamo così così questo, quindi le glassettine non le ho fatte proprio benissimo, come potete vedere ho sbordato un po' tanto, però dai, diciamo che nell'insieme è accettabile. Poi ho fatto un'anguria multicolor, vabbè dai, questa è carina, dai, non è male. Ecco, comunque con i prossimi kit di gel a peel spero di riuscire ad essere un po' più precisa, ecco, perché comunque tolto questo, tolta la mia imprecisione, devo dire che le creazioni sono veramente, cioè gli stampi che ci sono all'interno di questo pack sono veramente molto carini e quindi si possono fare delle creazioni molto molto carine. Poi qui abbiamo un ananas, ecco, l'ananas non è male. Penso che quando poi vado a togliere tutti i pezzi di gel in più, è una fra quelle che è venuta meglio, guardate, carina. Ok, quindi queste sono le creazioni con lo stampo, quindi diciamo i charms. E adesso andiamo a vedere i bracciali, e qui c'ho tanta paura, quindi partiamo da questo bianco. Si tira via così semplicemente, quindi questo è il bracciale, non è male ragazze, devo andare a togliere magari un po' di eccesso, però vabbè, nell'insieme dai, non è malaccio. Poi come vi dicevo prima è gommosino, carino dai. Poi ho fatto questo in rosa, però devo aver sbagliato qualcosa ragazzi, perché guardate, mi sa che tipo qui al centro doveva rimanere il buchetto, doveva rimanere il vuoto, doveva essere una catenina, però vabbè, non male anche questo diciamo. E poi gli ultimi, che sono quelli che ho fatto con diciamo lo schemino, quindi questo, eccolo qui. Questo mi piace tantissimo il colore ragazze, però
Non è venuto proprio un granché, eh? Adesso ve lo faccio vedere tipo indossato. Cioè, non è male, 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 però poteva venirmi meglio. Mi allenerò comunque, mi allenerò. E poi infine ho fatto quello, il bracciale tipo a gattino, ma questo mi sa che è venuto proprio male, male. Eccolo qua, ragazze. A parte che qui ci sono dei pezzettini in più sui baffetti, qua ce n'è in meno. Oddio, questo qua proprio potevo risparmiarmelo. Queste quindi sono tutte le creazioni che ho fatto con il gel Apeel. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite. Io sicuramente voto per l'ananas perché è quella che mi è venuta un po' meglio. Sicuramente il fiocchetto. Poi andrò a sistemarlo. Comunque, tutti quelli piccolini devo dire che mi sono venuti abbastanza bene, quindi a tinta unita soprattutto, quindi anche questo fiocchetto e questo cuoricino. No, l'anguria però è imprecisa, quindi anche no. E poi magari anche il braccialetto bianco non è male, vedete? C'è qualche bollicina, devo andare a togliere qualche pezzo di gel in più, però. Nell'insieme non è male, non sono stata molto brava, però appunto fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita e se questo kit di Gel Apeel vi piace. Vi ricordo poi che ci saranno altri video con altri kit dedicati ai Gel Apeel e quindi faremo insieme altre creazioni. Vi ricordo inoltre che è un prodotto by Giochi Preziosi e potete trovarlo in tutti i migliori negozi di giocattoli e toy center. Il video termina qui, io come al solito vi do un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!